Siamo al MICO, il Centro Congressi di Milano, per il World Business Forum e siamo con Pasquale Gravina di G-Group. Grazie per essere con noi, Pasquale. Grazie a voi dell'invito. Ecco, il claim di questa manifestazione è exponential. Come lo declinate voi di G-Group? Exponential si riferisce alla velocità dei cambiamenti che la tecnologia per sua natura rende più veloci di sempre. Il cambiamento non è certamente appannaggio soltanto di questa epoca, di questa generazione, ha sempre fatto parte del succedersi delle generazioni, ma in questo periodo della nostra storia la tecnologia imprime, per la sua capacità tipica di essere scalabile, una velocità che non c'è mai stata. Quindi exponential, per noi che ci occupiamo di persone, è un modo di interpretare al meglio i bisogni del mercato, delle aziende, di coloro che cercano un lavoro e di creare le condizioni migliori affinché ci sia il match giusto, cioè che la persona giusta trovi l'azienda giusta per lei o per lui. Ecco, Pasquale Gravina, i più attenti di voi se ne saranno già accorti, anche dall'altezza, sei uno dei pochi più alti di me, sedutesi qua oggi, ex grande pallavolista. Ti chiedo, facevi parte di quella generazione, di una generazione di talenti, è stata così decennale di fenomeni, fu così soprannominata. Parliamo di talento, per quanto riguarda G-Group, c'è un parallelo tra sport e business nella scelta, nel riconoscere un talento? Beh, allora i parallelismi si percorrono già da molto tempo, ci sono tantissimi punti di contatto, spesso diciamo che non sono colti nella loro pienezza da un punto di vista di potenza espressiva, perché è un'operazione che viene fatta linearmente e linearmente non può essere fatta perché sono due business, due mondi molto diversi. Se però si conoscono le similitudini e le uguaglianze, allora invece è molto potente, perché lo sport è un compressore professionale, non esiste nessun altro tipo di contesto nel quale un uomo o una donna si esprimono e devono essere già al top della loro carriera nei primi anni della loro gioventù, quindi a 20-25 anni se non sei al top della tua carriera non lo sarai mai, e non c'è un'altra professione nella quale vai in pensione a 35-40 anni. Quindi tutto ciò che devi dimostrare lo devi dimostrare in un tempo molto più compresso. E quindi anche il tema del talento, sul quale spesso ci sono molti equivoci, sia nello sport che nel business, che cos'è il talento, a mio parere meriterebbe un approfondimento, ma per rispondere alla domanda e capire quali possono essere i punti di contatto, sono convinto, e il UOBI lo sta testimoniando ancora una volta, che il mondo del lavoro, per la natura esponenziale dei business, ha bisogno sempre più di persone che, oltre alle technical skills che sono necessarie per giocare in qualsiasi industry, devono sviluppare, e che è quello che cercano le aziende, le soft skills che permettono un'adattabilità e una flessibilità oggi più che mai strategica. L'importanza, e chiudiamo, per un'azienda come G-Group di essere presente a un evento come UOBI anche in un periodo che stiamo vivendo, un periodo storico dove c'è bisogno di lavoro e voi vi occupate in primis di quello? Esattamente questo è il motivo per cui noi scegliamo di essere presenti a eventi come questi, perché tutta questa digital transformation della quale ormai si parla, credo che sia il termine ormai più usato negli ultimi 5 anni, abusato, cioè digital transformation per qualsiasi cosa, di certo però comporta una fortissima pressione su tutti i processi, su tutti i cambiamenti, però questo è bene dirlo, perché noi cerchiamo di favorire le migliori opportunità sia alle aziende che a coloro che o lavorano presso le aziende o stanno cercando un impiego. La tecnologia è vero che sostituirà molti posti di lavoro, da qui a 7 anni se ne perderanno più di 75 milioni, ma c'è un saldo ampiamente positivo perché ne creerà 133 nel giro di questi 7 anni. Che cosa comporta questo? Che ci sarà uno spostamento fortissimo dal lavoro manuale classico a basso valore aggiunto a lavori anche lì manuali ma con più alte cognitive skills.
Quindi anche accompagnare questa transizione è compito di coloro come noi che si occupano di persone che attraverso l'allenamento, che per noi è la formazione, contribuiscono a rendere il mercato del lavoro un mercato del lavoro con più opportunità, nel quale tante professionalità devono semplicemente fare uno sforzo di ampliare le loro competenze per essere sempre spendibili, noi diciamo employable, in un mondo che cambia così velocemente. Bene, ringraziamo Pasquale Gravina di G Group per essere stato con noi. Grazie mille, Pasquale. Grazie a voi.